Quello però che interessa a me è vedere lo spirito della squadra, l'identità di gioco, la continuità di gioco, la voglia di vincere e tutte queste caratteristiche le ho viste oggi contro un avversario difficile da affrontare perché sa come difendersi, sa aspettarti e in contropiede ti può mettere in difficoltà come è successo un paio di volte. Però credo che se oggi la Fiorentina non avesse fatto almeno un pareggio sarebbe stata una beffa calcistica che ne esistono tante. Ma credo che comunque la squadra nei momenti di difficoltà dopo il gol, dopo un 4-5 minuti di assestamento mentale, ha avuto la forza e non era facile di andarsi a prendere un pareggio che quantomeno meritava.